Ciao a tutti bambini e bentornati sul nostro canale. Oggi leggeremo questo bellissimo libro che si intitola L'elefantina Valentina. Ma che sta succedendo qui? Ma un mega ratto! Ma cosa ci fai qui? C'è un'invasione! Triceratopo. Sino Tyrannus? Ma ragazzi, ma avete sbagliato? Ma cosa ci fate voi qui? Ma anche il Terizinosauro! E il Dilophosauro! Ah, ma ho capito! Voi siete i protagonisti del primo episodio di Gallin e Victor. Bambini, questi dinosauri che sono con noi sono i protagonisti, i dinosauri protagonisti del primo episodio di Gallin e Victor, che trovate sempre sul nostro canale e che vi invito ad andare a vedere. Allora ragazzi, rimanete con noi? Rimanete ad ascoltare la storia. Mettetevi in posizione che leggiamo adesso la bellissima storia tutti insieme, così l'ascoltano i bambini. E l'ascoltate anche noi, vieni Dilophosauro. Mettiti qui, così guardi anche le immagini che sono meravigliose. Triceratopo. Bene bambini, allora adesso abbiamo anche un bel pubblico. Iniziamo subito con la nostra lettura. Avviciniamoci piano piano al nostro libro e iniziamo. L'elefantina Valentina. Valentina viveva nelle distese erbose della savana africana. Il sole da quelle parti è sempre caldissimo. «Cosa posso fare per rinfrescarmi?» chiese alla mamma. «Te lo mostro subito», le rispose sorridendo la madre. Splash! La mamma si spruzzò un getto d'acqua sulla schiena con la proboscide. Valentina la imitò. «È troppo divertente!» gridò mentre riempiva la proboscide d'acqua per farsi un'altra doccia rinfrescante. Sansone, il fratello di Valentina, si unì alla festa, innaffiando la sorellina dalla testa ai piedi. «Così è ancora più divertente!» esclamò Valentina, bagnandolo a sua volta. Valentina voleva continuare a giocare con l'acqua, ma gli altri elefanti erano andati via. «Roar!» Un grosso leone, con passo felpato, si era avvicinato alla sorgente per dissetarsi. Sembrava davvero inferocito. «Vuoi fare una battaglia con l'acqua, signor leone?» gli chiese Valentina mentre lo colpiva con un potente spruzzo. «Odio bagnarmi!» ruggì il leone. «Come osi commettere un simile affronto al re della savana?» Il leone iniziò a inseguire Valentina. «Volevo solo giocare un po'», si giustificò la piccola, ma lui non l'ascoltava nemmeno. Era molto arrabbiato. Continuava a rincorrere l'ingenua elefantina, digrignando i denti e ruggendo furiosamente. Per fortuna la famiglia di Valentina vide tutto e accorse in suo aiuto. La mandria di elefanti mise in fuga il leone. «Ai leoni non piace giocare con l'acqua», disse mamma elefante a Valentina. «Avrebbe potuto farti del male!» Valentina, molto turbata, si allontanò pensierosa. A un certo punto sentì uno strano odore nell'aria. «Cos'è che puzza?» mormorò tra sé. Qualcosa stava bruciando. Il sole cocente aveva provocato un incendio nella savana. Valentina aveva già visto il fuoco e sapeva che la pioggia poteva spegnerlo. «Devo fare in modo che piova», pensò, mentre si immergeva dentro la sorgente. Riempì quindi la proboscide e cominciò a spruzzare l'acqua sulle fiamme che si facevano sempre più alte. Splash! Splash! L'incendio cominciò a placarsi.
Urrà, il fuoco si sta spegnendo, gridò Valentina. Gli altri animali videro ciò che Valentina stava facendo e corsero da lei. Sei davvero un'elefantina coraggiosa, le disse orgogliosa la madre quando l'ultima fiamma fu spenta. Ci hai salvato da un grandissimo pericolo. Anche il re della savana era felice. Mi dispiace averti inseguita, Valentina, le disse sorridendo con gratitudine. Adesso anch'io sono contento che ti piaccia spruzzare l'acqua con la proboscide. Fine. Bene, bambini, abbiamo finito anche questo bellissimo libro. Adesso ringraziamo i nostri ospiti, i dinosauri protagonisti del video del primo episodio di Gallin e Victor. Eccoli qua in tutto il loro splendore. Grazie infinite per essere stati con noi, bambini. A presto!